Mi raccomando, Giacomo Lebroni. Da svolto io. Mi scusi, signor Lebroni, ma dove cazzo va? Mica può entrare così. Ma che vuoi, abbozzolo? Stiamo facendo dei controlli, sa, dopo l'incontro di pugilato. Guarda, laggiù c'è sta mia moglie. Non è questo il problema. Sono uomo. Non è questo il problema. C'ho un collo d'anatra a mezzo le gambe. Le sto dicendo che non è questo il problema. Ma che fai? Te lecchi il paradenti? T'è finito il carretto da mortadella. Il problema non è il suo genere. Te dà fastidio il colore della pelle mia? Signor Giacomo Lebrone, sarò abbastanza chiaro. Questa è un bordacci tua. Io c'ho pure il vaccino. Là c'è sta il dottore mio, io lo chiedo. Là c'è sta mia moglie che gli può chiedere se sono uomo o sono una donna, hai capito? È vero, c'è il cazzo. Quello che sto cercando di dire è che è un torneo dei 12 anni. Non può partecipare. Ma come, io c'ho 11 anni e mezzo? Ma che stai a dire? Oh, ma è assurdo, te lo giuro. Psst, oh, ci stanno i guardi, far vago. Bello proprio sto palazzo ottocentesco. Ehi, venga un attimo, signor Azzurro. Oh, guarda, c'è un errore. Cartellino rosso, via Regina Celi. A regana inizia di sardi da Zara. Sto cazzo sta qua la camicetta bianca che è passata da 20 euro a 19,99 periodico con tag 7,1. Amore de zia, forse è arrivata l'età che vai a letto da sola di mortacci tua, ma che te magni e bistecche de brontosauro? Sì! Batti il 5, batti il 5! Ma... Non se vanni tuffi in piscina! Già t'ho detto una volta! Camato! Avvertiamo il signor Cameron che i suoi capelli gli stanno a fare tromarcia, quindi è pregato di rimettersi la cuffia per non mostrare sto orrore alla gente, grazie. A Mario, non essere egoista, tiralo fuori, faccio vedere. Becca de sto tuffa da Tania Canotto, becca de sto fisico da campione de sarto con l'asma, ti è. Oh, fammo qua la mossa che ci piace tanto, dai, in equilibrio su una palla, in equilibrio su una palla. Oppela! Sì! Mi raccomando il fair play, eh. Oh, Ciccio, grazie. Mi raccomando, però, vedi te risolve sta situazione. Inizia a giocare a padel. Io dico per te, è per tua moglie che pensa di sta confallito. Oh, cosa mando là? Mi raccomando, non fa complimenti. Se vuoi, c'è sta mia cugina di 12 anni che fa lezioni private.